Siamo tornati al tradizionale appuntamento di fine anno, siamo tornati ai tempi pre-Covid, quando la CNA vuole fare il punto della situazione dell'economia, delle imprese che rappresenta. Abbiamo dato un'occhiata alla rassegna stampa che già ha preparato CNA e vedete, ci sono alcune questioni interessanti da dire, perché c'è un saldo decisamente negativo delle iscrizioni rispetto alle cancellazioni. In poche parole abbiamo 669 come dato negativo fra cancellazioni e iscrizioni per quello che riguarda il 2022. Ci sono dei settori molto colpiti come quello delle costruzioni, dell'agricoltura, settori che sono stati colpiti di meno come per esempio quello dei servizi. Gli unici settori che hanno comunque tenuto botta nel 2022 sono quelli legati alle attività professionali, alle attività artistiche, sportive e a quelle del turismo. E non è un caso che anche i dati del lavoro ci danno un saldo piuttosto difficile per questo 2022, anche se comunque ancora si risente l'effetto della ripartenza dovuta alla diminuzione della pandemia nel 2022, ma decisamente le previsioni per il futuro sono difficili, sono molto molto cupe, in quanto anche l'occupazione è a rischio, vista la congiuntura economica che l'intera regione, le intere imprese stanno registrando. Io sono ottimista per natura, altrimenti non farei questo lavoro, e voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. E il bicchiere mezzo pieno lo vedo nella struttura dell'imprenditoria che è rimasta nel territorio dopo questa selezione naturale degli ultimi anni, no? Una imprenditoria capace nel 2022 di fare un più 23% nell'export, cioè un risultato straordinariamente importante che ci dimostra che gli imprenditori sono pronti ormai, sono evoluti, anche il controterzismo è in grado di essere all'altezza del mercato globale perché è sia tecnologico che digitale, e tutto questo lo vediamo in quello che probabilmente è l'unico dato positivo, dicevo, l'export. Se ci fosse un anno, un 2023 normale, io penso che noi avremmo dei dati straordinari di crescita, e anche se solo riuscissimo a normalizzare, non soltanto nei primi tre mesi come ha previsto il governo, ma in maniera un po' più strutturale, il caro bollette, noi saremmo in grado di dimezzare almeno l'inflazione e davvero di riniziare questa ripresa che il nostro territorio, per l'imprenditoria che ha, merita. Speriamo che il 2023 ci porti la fine finalmente del conflitto russo-ucraino, che è quello che ci ha tarpato le ali quando avevamo veramente ripreso la strada corretta. Dopo la pandemia, il primo semestre 2021 mostra dei dati veramente chiari e incoraggianti, dove registravamo una crescita veramente vigorosa, molto più alta dei pre-pandemici. Quindi questo fa pensare che nel momento in cui si risolvono queste situazioni estranee, diciamo, al mondo dell'impresa, ma strutturali, la questione si risolverebbe facilmente, ecco, e potremmo ripartire in grande stile. Quindi questo mi dà la fiducia per continuare. L'aspetto economico è fondamentale, ed è fondamentale soprattutto che le imprese abbiano le carte in regola per poter accedere a finanziamenti bancari e a tutto quello che è il sostegno che le permetterà di crescere e di svilupparsi anche nel 2023, di cogliere le opportunità che ci auguriamo che il 2023 ci metta a disposizione. E quindi il ruolo del Confidiunico sul nostro territorio, oltre a concedere la garanzia, a concedere finanziamenti diretti, a fare da tramite per i contributi pubblici, è sicuramente quello di aiutare a livello consulenziale le imprese ad avere appunto tutte le carte in regola per presentarsi da un istituto di credito e ottenere i fondi necessari per la sua esistenza e lo suo sviluppo. Ci sono due situazioni che sono ineludibili. Uno, il PNRR. Cioè, non vorrei assistere al delitto perfetto, no? Il fatto che lasciamo lì delle risorse incredibilmente importanti che forse non avremo mai più in futuro, e che queste risorse non si riverberano poi anche nelle infrastrutture. Abbiamo una imprenditoria da serie A e infrastrutture della nostra regione del terzo mondo. Mi riferisco anche a tutto il dibattito dell'arretramento della ferrovia, dal fatto che ancora nel sud delle Marche non abbiamo la terza corsia dell'autostrada, anzi due corsie che sono quotidianamente una per i lavori in corso ormai perenni, l'impossibilità di essere collegati con l'ovest del nostro paese, andare a fare una riunione a Roma per un pesarese è praticamente impossibile, bisogna prendere Frecciarossa, arrivare fino a Bologna e poi arrivare a Roma, ma si arriva alle 11 di mattina. Cioè, siamo davvero strutturati a livello infrastrutturale da terzo mondo, senza poi parlare dei problemi dell'aeroporto, che è un aeroporto a dir poco da serie B ancora.